a questo ruolo e oggi veramente con molta gioia, in quanto mi permette di introdurre questa proposta di legge che poi ovviamente la collega entrerà nel merito, sull'autorecupero. E quindi questo mi permette anche di sottolineare alcuni aspetti, nel senso che il Movimento 5 Stelle si dimostra che non è solo, ecco qui la Lombardi vieni, che non è quindi solo un momento di, come si suole dire, di protesta, ma anche delle idee molto chiare che sa tradurre in disegni di legge. Ecco, quindi questo è estremamente importante. Inoltre anche questo provvedimento soddisfa diversi elementi fondamentali del nostro gruppo. Innanzitutto determina un risparmio di suolo e quindi evita un consumo di suolo inappropriato, e sapete che la nostra battaglia sul consumo di suolo va avanti già da molto tempo. Inoltre permette anche di contribuire all'emergenza casa, altro elemento molto caldo, soprattutto nelle grandi città, e consentitemi anche il fatto che sistemando case lasciate un po' in abbandono si migliora anche quello che è il nostro bellissimo paesaggio, e quindi un motivo di soddisfazione in più. E voglio chiudere dicendo che, come tutti i nostri provvedimenti, anche questo è passato sull'ex, e quindi anche il discorso della partecipazione, della democrazia partecipata da parte dei cittadini, i quali hanno potuto esprimere anche loro le loro osservazioni, che poi sono state raccolte dal gruppo che si è occupato poi di questo disegno di legge. Io quindi mi fermo qui e lascio la parola ai colleghi. Grazie Luigi. E allora entriamo un po' nel merito, vi spiego un po' da dove è nato questo disegno di legge. È stato un lavoro molto complesso, come ha detto il collega, abbiamo coinvolto tutti i nostri iscritti sull'ex, ma abbiamo fatto anche un viaggio per andare a visitare un comune dell'Andalusia, Marina Leda, che già da 30 anni ha sperimentato questo principio dell'autorecupero. Io sono Ornella Bertorotta, sono in commissione, ho diverse commissioni, e questo disegno di legge per noi è molto importante, anche i colleghi della Camera stanno lavorando su questo, insomma è un dibattito aperto. Abbiamo visto però che fino ad oggi il nostro governo ancora temporeggia a creare delle soluzioni che facilitino questo tipo di strumento, che già in altri paesi appunto è stato sperimentato ed è vincente a nostro avviso. Qual è il problema? Quello che vogliamo fare è rispondere a due grandi emergenze del nostro paese. La prima è quella dell'accesso alla casa. Soprattutto le fasce più giovani della nostra popolazione si ritrovano a 30-40 anni a dover vivere con i propri genitori perché non hanno delle situazioni stabili di lavoro, non hanno garanzie, non hanno le risorse per poter avere una casa. E quindi il tutto poi si protrae nel tempo e con l'età si tarda a voler a costruire famiglia, e questo provoca anche della frustrazione nelle persone. Invece, dando la possibilità e quindi rispondendo a delle esigenze primarie, che è proprio il diritto all'abitare, la persona si sente più coinvolta, più partecipa alla società e insomma si risolve questo problema. L'altra emergenza qual è? È un'emergenza che noi abbiamo constatato, io sono siciliana, i nostri centri più piccoli di provincia, i comuni montani hanno un cimitero di immobili abbandonati che o per ragioni di emigrazione o per ragioni di successioni, quindi gli eredi non si mettono d'accordo e quindi abbandonano questi immobili e ne costruiscono un altro o si trasferiscono altrove, per cui restiamo da un lato col cimitero degli immobili e dall'altro con l'esigenza abitativa. Queste due emergenze, che finora sono state affrontate male, con risposte inadeguate, spesso finalizzate a produrre un guadagno immediato solo per gli intermediari, e foraggiano la speculazione edilizia e il consumo di suolo. Quindi questo disegno di legge cerca di superare queste risposte che hanno dato i governi degli ultimi anni e fanno delle proposte. Come sapete,
Oggi abbiamo circa 100.000 giovani che emigrano all'estero. Emigrano perché? Perché non hanno, a parte la fuga dei cervelli, a parte le opportunità di lavoro, non hanno neanche una casa, la possibilità di crearsi una vita autonoma dalla famiglia di origine. La casa è certamente uno di quegli elementi che trattengono i giovani e le persone in un territorio. Per quanto riguarda i quarantenni, è la prima volta dal boom economico che una generazione non riesce a migliorare le proprie qualità, le proprie condizioni di vita. Ed è questo che noi abbiamo attenzionato in primo luogo. Non si tratta di sporadiche contraddizioni nel paradiso in terra del libero mercato, ma di una costante povertà in crescita e sempre più pervasiva nelle relazioni sociali ed economiche che interessa migliaia di persone. Al problema della precarietà della vita si aggiunge un altro problema, l'abbandono di questi centri storici, generato dalla repentina trasformazione urbanistica dagli anni 60 in poi, che ha prodotto una cesura culturale e geografica con le periferie. Ciò ha provocato l'abbandono, la svendita, il crollo e la morte di intere aree di territorio, un tempo vitali. E dunque è arrivato il momento di affrontare queste due esigenze al di fuori della logica emergenziale, fatta di contributi inutili e regalie dal profumo di scambio elettorale, diciamo noi, o perfino di elemosine da uno Stato sociale come il nostro, che non dovrebbe erogare. Noi dobbiamo aiutare per far sì che i cittadini tutti possano costruire il loro futuro. Abbiamo visto che i finanziamenti a pioggia o senza una finalità e senza un controllo hanno creato solamente speculazioni e sicuramente non benessere. Il Movimento 5 Stelle risponde a queste due emergenze con un disegno di legge che a nostro avviso si affianca benissimo con la nostra proposta di reddito di cittadinanza. Perché dobbiamo dare noi nel periodo di emergenza in cui una persona si trova senza lavoro, senza stipendio fisso, dobbiamo dare la possibilità di avere il minimo per sopravvivere e un tetto sotto cui abitare. Così, mentre il nostro Premier si accanisce sulla Costituzione, come vedete noi continuiamo a lavorare sui temi fondamentali del nostro Paese. Questo disegno di legge prevede importanti strumenti per affrontare il diritto all'abitazione e l'abbandono di immobili con efficacia e celerità. Qui noi abbiamo proposto di istituire un fondo nazionale per l'autorecupero che permette la creazione dei gruppi di autorecupero, ovvero di associazioni tra cittadini che hanno bisogno di un'abitazione, i quali con il supporto del comune in cui è situato l'immobile abbandonato e del fondo per l'autorecupero possono prestare il proprio lavoro per il recupero di un immobile e usufruirne incomodato per un massimo di 18 anni. Quindi i gruppi di autorecupero si occupano di prestare il loro lavoro per recuperare l'immobile, mentre lo Stato si occuperà di fornire i fondi per l'acquisto dei materiali o direttamente i materiali e per i lavori speciali, quindi sarà il Comune, poi lo vedremo in seguito che entreremo più nel dettaglio, a fornire quelle competenze tecniche ma anche materiali per mettere in sicurezza gli edifici, quindi se io ho un immobile diroccato completamente è necessario fare le travature, è necessario tutte quelle opere che rispettino la legge antisismica e tutte le norme di sicurezza. Ai proprietari dell'immobile invece cosa si offre? Si offre la possibilità di ristrutturare un immobile che loro hanno quasi dimenticato perché ormai è abbandonato da 15 anni o più di 15 anni e gli si dà la possibilità di averlo dopo 18 anni ristrutturato in tutta regola. E per di più gli si riconosce una piccola quota economica che noi abbiamo valutato attualmente in 100 euro al mese, di cui 15 euro vengono date dal beneficiario, quindi dall'inquilino che poi entrerà in possesso incomodato, e 85 euro vengono prelevate invece dal fondo per l'autorecupero. Questo gli consentirà ai proprietari comunque di avere un aiuto per il pagamento delle tasse che comunque gravano sugli immobili, quindi per esempio l'IMU, mentre tutti gli altri oneri, TASI o altri oneri, saranno poi a carico di chi ci abiterà.
trascorso il periodo di comodato, invece di, appunto, di dover effettuare queste spese di ristrutturazione e messa in sicurezza, i proprietari avranno l'immobile in buone condizioni d'uso. Nell'insieme il provvedimento stabilisce una serie di norme per favorire la pratica dell'autorecupero, rivitalizzando così i quartieri abbandonati e recuperando una parte preponderante del patrimonio edilizio italiano, rispondendo in maniera efficace all'esigenza di un'abitazione per tutti i cittadini, anche quelli che hanno subito la precarizzazione forzata, come vi dicevo prima. Vedremo più avanti quali articoli compongono questo disegno di legge, sono 8, e quali e daremo spazio poi dopo ad eventuali domande che avrete da porre. Quello che tengo a specificare è che l'iter di questo disegno di legge, noi abbiamo fatto una visita che ora vi mostreremo con un breve video, e poi abbiamo messo giù una proposta base di disegno di legge, quindi l'idea l'abbiamo tradotta in una proposta di legge, e per 60 giorni la proposta è stata sulla nostra piattaforma Rousseau, dove tutti gli iscritti alla piattaforma, quindi del Movimento 5 Stelle, hanno potuto dare dei suggerimenti di variazioni o integrazioni che poi noi abbiamo recepito. È per questo motivo che oggi abbiamo qui diversi attivisti che hanno fatto le proposte, le cui proposte sono state recepite. Questo per noi è molto importante, perché proprio nasce dal principio di partecipazione alle istituzioni e alla formulazione delle leggi. Vi posso fare qualche nome: abbiamo l'ingegnere Andrea Sansone, abbiamo il dottor Ternullo Antonio, Giorgio Paoletti, Cristiano Roncuzzi, Davide Caffagnini, Pietro Antonelli, Mario Veronica, Stefano Del Papa, Marco Magaglio, Elena Pagana e Ivano Mariolini. Come vedete sono tanti, forse il processo è un po' più lungo rispetto a un iter normale di quando si studia una legge nel proprio studio, in silenzio, però il fatto di avere dei contributi di cittadini di varia provenienza, alcuni di loro sono professionisti, sentite, ingegneri, ci sono architetti, e il risultato secondo noi è migliore. Adesso io passo la parola a Roberta Lombardi, che è di Roma, la conoscete, e ha lavorato parecchio sul tema della casa. Grazie Ornella, grazie a tutti per l'invito a questa conferenza stampa di presentazione di questa legge diciamo fondamentale per ridare speranza e dignità alle più di 3 milioni di famiglie italiane che, secondo i dati dell'Istat, sono in grandi difficoltà per affrontare il tema casa, quindi le spese legate sia ai canoni di locazione o rate del mutuo, e più le spese vive che una casa comporta. Allora, io vorrei fare un passo indietro rispetto alla proposta di legge così come è stata presentata dalla mia collega Ornella, per darvi una notizia: una volta tanto siamo sul podio in Europa, anche se non è un podio di quelli felici, perché siamo sul podio in tema di alloggi sfitti. Secondo appunto gli ultimi dati dell'Istat, basati sul censimento del 2011, le case vuote in Italia sono oltre 7 milioni, sono il 22,7% degli immobili attualmente presenti sul nostro territorio. Di queste, più della metà delle case sono case vacanze, le altre 2,7 milioni, secondo appunto l'Istat, sono semplicemente disabitate. Quindi noi abbiamo un patrimonio abitativo considerevole, 2,7 milioni, fa quasi, no, il paio con quei 3 milioni di famiglie che dicevamo prima, sempre dati Istat, che sono in difficoltà nel diciamo godere di quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, cioè il diritto alla casa. Questa difficoltà delle famiglie italiane viene anche certificata da quelli che sono i dati disponibili dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'Interno, che ha visto negli ultimi anni un'esplosione nel numero di sfratti, delle richieste di sfratti presentati. Siamo più o meno, diciamo, gli ultimi dati aggiornati sono del 2014 e siamo più o meno sugli 80.000
richieste di sfratto presentate, con un totale di richieste di esecuzioni sempre per il 2014 di 150.000 esecuzioni su tutto il territorio nazionale, 150.000 famiglie che dall'oggi al domani si vedono appunto prendere e mettere in maniera abbastanza anche emotivamente violenta, insomma non so quanti di voi hanno assistito a uno sfratto, e non è una bella esperienza, vi assicuro, e anche solo come testimoni, 150.000 nuclei familiari che dall'oggi al domani verranno messi in mezzo a una strada. Ora, questa è la situazione su cui noi ci muoviamo a livello italiano. Il legislatore in questi anni qualcosa ha fatto, o meglio, i legislatori lungimiranti degli anni 60 hanno iniziato ad attuare tutta una serie di misure normative legate a quello che viene chiamato il social housing, ovvero l'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Edilizia sovvenzionata è lo Stato che si fa carico dei costi di costruzione degli alloggi, e l'esempio classico sono per le città gli alloggi ATER. L'edilizia agevolata, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti finanzia i fondi regionali che a loro volta finanziano progetti di privati per andare a costruire alloggi che vengono immessi o che dovrebbero essere immessi nel mercato a prezzi calmierati, proprio per dare la possibilità alle famiglie in condizioni più deboli economicamente parlando di poter affrontare comunque il costo di una casa, sia essa in locazione o da acquistare. E poi abbiamo l'edilizia convenzionata, che praticamente prevede delle convenzioni con gli enti locali per andare a costruire su terreni pubblici, avendo anche degli sconti sugli oneri concessori o una dilazione del pagamento del diritto di superficie. Quindi c'è un corpo normativo che in questi anni è stato man mano perfezionato proprio per cercare di dare una risposta alle necessità quotidiane di famiglie che si trovano appunto in fasce più o meno deboli economicamente, anche a seconda del tipo di edilizia, di social housing che stavamo dicendo. Facendo un esempio di Roma, il tema romano insomma l'abbiamo affrontato molto in questi 3 anni, poi adesso insomma vedo in sala qualche consigliere, anche il presidente della commissione urbanistica del Comune di Roma, e quindi se ci sono insomma notizie anche più precise sono sicuramente i soggetti migliori a cui porre domande. Però diciamo, Roma, noi ci siamo mossi da un discorso con questi numeri: 200.000 alloggi nei 102 piani di zona presenti sul territorio romano, quindi 200.000 alloggi, 200.000 nuclei familiari. Poi abbiamo più o meno 60.000 case ATER, quindi di diretta proprietà di questa agenzia regionale, ma la cui gestione è affidata al comune, e più o meno 50.000 case del comune di Roma affidate a soggetti vari per la gestione. Quindi c'è anche qui su Roma un patrimonio immobiliare ingente, verrebbe da dire ascoltando questi numeri. Eppure l'emergenza abitativa a Roma, come nelle grandi città, è un'emergenza che si sta traducendo in un pericolo di ordine pubblico, un pericolo sociale. E quindi questa proposta di legge che i miei colleghi al Senato hanno proposto è probabilmente la soluzione più semplice, di buon senso, di facile applicazione, che possa dare una risposta al bisogno di casa senza andare a aggravare ulteriormente il nostro territorio di nuove costruzioni, proprio perché abbiamo questi numeri che vi ho citato all'inizio di alloggi sfitti così, così alti. Anche perché che cosa non ha funzionato finora? Non ha funzionato per quanto riguarda il discorso della gestione del patrimonio pubblico, che pure era pensato per le famiglie che appunto avevano problemi, un mancato censimento di quello che è il patrimonio pubblico. Quali sono gli immobili, quanti sono, a chi sono dati, a che titolo vengono occupati, quanto pagano e se effettivamente le persone che sono all'interno pagano o non pagano. Poi ci sono state, ultima di quest'estate, leggi regionali, perché poi qui c'è anche una competenza concorrente Stato-Regione, su, almeno finché rimane questa Costituzione, ci sono anche delle leggi regionali assurde, come l'ultima approvata con l'ultima finanziaria regionale, Regione Lazio di quest'estate, che vede alle segnatarie degli alloggi la possibilità di poter rimanere anche se perde il nucleo familiare, perde il diritto a permanere in quell'alloggio.
E quindi questo rende molto difficile ovviamente il turnover e quindi ci troviamo nelle condizioni di un patrimonio immobiliare che rimane fisso e spesso e volentieri occupato da persone che in realtà avrebbero perso il titolo per la finalità per la quale è stata creata. Altro problema sono i mancati controlli per quanto riguarda l'applicazione delle convenzioni per l'edilizia convenzionata e per i piani di zona. Quindi, un esempio virtuoso in questo caso invece, come ho citato l'esempio peggiore della Regione Lazio per quanto riguarda questa legge di stabilità che ha introdotto la possibilità di bloccare il turnover delle case ATER, esempio virtuoso è sempre la Regione Lazio su l'autorecupero, perché la Regione Lazio notizia dal 98 ha una legge dell'auto sull'autorecupero che però servirebbe finanziaria, perché è inutile che tu vai a fare la migliore legge possibile quando poi nel fondo destinato a coprire le spese che spiegava così bene prima Ornella effettivamente non ci metti il becco di un quattrino. E quindi noi pensiamo a questo punto che mutuando le migliori pratiche che possiamo trovare a livello internazionale e anche nazionale dove ci siano, andando a studiarne quelli che sono i vulnus e cercando quindi di tramutarli in fattori di vantaggio, possiamo andare attraverso questo provvedimento effettivamente a dare una risposta veloce e concreta a quello che è il problema del diritto alla casa. Bene, grazie Roberta Lombardi. Allora io passerei un attimo a farvi vedere il video così capite un po' da dove è nata l'esperienza e poi inviterei la dottoressa Iorio se vuole dire qualche parola, visto che se vuole accomodarsi anche io. Magari può vedere prima il video così lo vede bene frontalmente e poi magari le passiamo la parola per dirci qualcosa di più. Pionero è l'auto con sede vivienda. Nosotros compramos suelo rústico, lo convertimos en urbano y le damos el suelo a la gente, a joven que quiera hacerse su casa, le ponemos los albañiles, los materiales, ellos ponen su trabajo desde que empieza la casa hasta que se termina. Y ellos ponen al final lo que quieren pagar todos los meses. Y por eso son viviendas de 90 metros, unos 100 metros de patio y paga 15 euros al mes. Yo organizo a los autoconstructores. Tengo reuniones cada dos o tres semanas con los autoconstructores. El funcionamiento de la autoconstrucción aquí, de la forma que se consigue, de la forma que se hace y los materiales que se han utilizado, los metros que le dan, en fin, el tema de terrenos del ayuntamiento y la forma que se financia eso, pues ya. Quindi la cooperativa pagando 45 euro al giorno con il lavoro che fa riesce a pagare tutti regolarmente. Il grueso di questa fabbrica, di questa macchinaria, pues se hanno comprato pues, con la ilusione e con l'esforzo delle persone che hanno lavorato alla cooperativa. Adesso a noi rimane il progetto che bisogna tradurre in qualcosa di concreto per il nostro paese, insomma, per i nostri territori, e quella sarà la parte più difficile, se vogliamo, su cui dobbiamo studiare, lavorare e cercare di concretizzare. Mire daka, mire va butara, basha benjardashi, kai mangite kela, mire daka. Allora, come avete visto, l'esperienza di Marina Leda è nata da un gruppo di persone spagnole, tra l'altro sarebbe dovuto
essere con noi il sindaco Gordiglio, che avete sentito all'inizio e ci ha spiegato l'esperienza. Purtroppo per problemi di salute ha dovuto annullare all'ultimo momento. E anche quell'altra persona che era con me col sindaco è il sindaco di Porto Torres, che è un comune della Sardegna, e abbiamo fatto nostro il suo auspicio di tradurre in pratica poi quello che è l'esperienza di Marina Leda, anche se vi ricordo che quella è un'esperienza molto più complessa, nel senso che riguarda anche il lavoro. Infatti Marina Leda è un comune di circa 3.000 abitanti dove la disoccupazione è a zero, quindi tutti lavorano, quelli che lavorano nell'autocostruzione, nei periodi di raccolta per esempio delle olive o degli ortaggi, loro fanno esportazione di ortaggi, interrompono la costruzione della casa per andare a raccogliere e confezionare gli alimenti da esportare e poi, finita la stagione, riprendono il lavoro delle case. Lì, allora, il punto di contatto tra il nostro disegno di legge e quello spagnolo sono, diciamo, i 15 euro e l'esperienza dell'autocostruzione. Poi tra l'altro il nostro sindaco invece di Livorno, Nogarin, ha voluto mandarci un video, purtroppo non è potuto venire, come non so se sapete i sindaci 5 Stelle sono oberati di lavoro, lavorano giorno e notte, non sempre possono lasciare il comune per partecipare a tutti gli incontri, però ci teneva particolarmente a trasmetterci un video. Ve lo facciamo vedere. Livorno vive una situazione di emergenza abitativa dal dopoguerra ad oggi senza precedenti, una tensione sicuramente altissima. Numericamente si sta parlando di oltre 210 sfratti per morosità incolpevole ogni 2 mesi e complessivamente a Livorno in questo momento ci sono circa 200 alloggi occupati abusivamente. A questo punto, vista la situazione complessiva, è necessario un intervento del governo, un intervento rapido che possa dare delle risposte concrete a questo bisogno, che è sicuramente un bisogno primario. Sicuramente una delle problematiche maggiori è stato il taglio indiscriminato che il governo nell'arco degli ultimi 5 anni ha fatto nei confronti degli enti locali. Noi avremo anche un patrimonio immobiliare da destinare a queste persone, ma non siamo nelle condizioni di poter operare verso un recupero di questo patrimonio immobiliare. C'è la necessità oggi di una legge che preveda appunto l'autorecupero, normi l'autorecupero come una delle strade da percorrere per poter dare una risposta a questa enorme tensione abitativa. Il nostro auspicio è che questo avvenga nel più breve tempo possibile perché si possa rispondere a un diritto indiscutibile che è il diritto alla casa. Bene, mi sono dimenticata di scusarmi per l'assenza anche del dottor Berdini, che è l'assessore all'urbanistica, perché purtroppo è stato chiamato dal prefetto. A dire la verità mi aveva detto che avrebbe fatto un passaggio veloce perché era un impegno che si è accavallato con questo. Però abbiamo sempre dell'assessorato del Comune di Roma, la dottoressa Iorio, che va benissimo lo stesso e può raccontarci del lavoro che stanno svolgendo in Comune. Sì, non dell'assessorato in quanto sono presidente della Commissione Urbanistica, della Commissione, sì. E quindi del Consiglio, dell'Assemblea Capitolina. Qui in sala c'è anche la consigliera Agnese Catini, che è presidente della Commissione Politiche Sociali, e anche la consigliera Gemma Guerrini, presidente della Commissione delle Elette e delle Pari Opportunità. Noi abbiamo letto con molta attenzione questa proposta di legge e ne abbiamo anche discusso perché è un tema importante che va trattato sicuramente sia dal punto di vista urbanistico ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale e dal punto di vista delle politiche abitative. Come Presidente della Commissione Urbanistica posso dire che sicuramente fino ad oggi a Roma il tema non è stato ben affrontato. Ci troviamo in una situazione a dir poco critica per quello che riguarda la gestione delle politiche abitative, sia, come diceva Roberta Lombardi prima, per tutto quello che abbiamo ereditato sulla questione dei piani di zona, una situazione veramente difficile e complicata in cui fino ad oggi l'amministrazione
non ha assolto agli obblighi di controllo soprattutto sui prezzi massimi di cessione e di locazione all'interno dei piani di zona, e noi abbiamo da questo punto di vista avviato un percorso. Lo abbiamo avviato innanzitutto con l'approvazione all'unanimità in sala Giulio Cesare di una mozione che ha come scopo quello innanzitutto di mettere in piedi una, chiamiamolo, una task force, un ufficio di scopo che diciamo miri proprio a ridare proprio la legalità a tutto questo mondo dell'edilizia, dei piani di zona. Nello stesso tempo questa proposta di legge mi sembra un'alternativa molto valida e sicuramente molto vicina a quello che preme soprattutto a Roma, che è ridurre a zero veramente il consumo di suolo. Roma è una città che si è estesa all'inverosimile negli ultimi anni. L'agro romano è stato fortemente attaccato da queste nuove costruzioni che avevano, posso dire, in qualche modo come pretesto quello di voler risolvere il problema dell'emergenza abitativa, ma ahimè ha avuto come obiettivo quello di distruggere la nostra campagna. E ben venga quindi un'iniziativa di autorecupero di questi edifici, di questi immobili abbandonati e degradati e che si trovano spesso soprattutto nelle nostre periferie. Roma rispetto ai piccoli centri ha una realtà ovviamente diversa, perché mentre se in piccoli centri d'Italia abbiamo il problema dello spopolamento, no? Perché le persone si avvicinano alle grandi città, a Roma al contrario troviamo una periferia che si è estesa a macchia d'olio, come dicevo prima. Quindi il centro ovviamente, come sappiamo tutti, non si è spopolato, ma diciamo oggi è sempre più privo, se vogliamo, di residenze. Le residenze si sono sempre più spostate nelle zone periferiche proprio grazie a questa continua edificazione e costruzione che si è avuta negli ultimi anni. Spesso quindi ci troviamo di fronte a zone del nostro territorio che sono fortemente degradate e in cui c'è bisogno di intervenire proprio facendo un'azione di recupero e, come viene detto qui anche nella proposta di legge, proprio di rigenerazione urbana. Mi soffermo sulla questione del censimento, che è, che è una delle è fondamentale e sarebbe proprio a carico dei comuni. Partire da un censimento degli immobili e delle aree di proprietà sia pubblica che privata che si trovano in uno stato di degrado e di abbandono. Noi purtroppo oggi a Roma non abbiamo neanche un censimento dei beni nostri di proprietà del Comune di Roma e spesso abbiamo anche proprio uffici del Comune che si trovano invece in edifici privati, quindi il Comune ha anche il problema enorme dei fitti passivi. Noi paghiamo a privati o altri enti affitti molto elevati anche per diciamo allocare i nostri stessi uffici dell'amministrazione capitolina, e se non sbaglio in un articolo della legge è previsto anche questo, cioè non solo dare un tetto sulla testa a chi per svariate ragioni di precarietà non riesce ad accedere al libero mercato, ma anche pensare, se ho capito bene, ad un recupero di questi immobili per una finalità pubblica, diciamo per allocarvi, quindi non solo una funzione residenziale, ma anche una delle funzioni pubbliche che consentono anche un risparmio per gli enti degli affitti passivi. E questo è un altro punto che per noi a Roma è molto, molto sentito. E quindi sono contenta insomma di questo invito e anche io porto i saluti dell'assessore Berdini che mi aveva detto di questo suo appuntamento alle 14 e forse sì, forse ce la farà passare più tardi, però non ho diciamo notizie
dell'ultima ora, diciamo. Però sicuramente noi, questo è l'impegno che possiamo prendere come consiglieri dell'Assemblea Capitolina, insomma, faremo nostra questa proposta di legge e soprattutto cercandola di calare in una realtà come quella di Roma, che è una realtà particolare e che ha sicuramente delle criticità enormi. Per la vastità e anche da un punto di vista sociale. Come ricordavo prima, le politiche abitative a Roma sono veramente una spina del fianco, quindi trovare soluzioni di questo tipo, che come diceva prima Roberta, sono semplici, anche facilmente realizzabili e praticabili, sicuramente è buona cosa. Quello che, e concludo con questo, diciamo, mi sembra prioritario è cercare veramente di istituire questo fondo, perché per quanto le persone possano metterci il loro lavoro spontaneo e volontario, è necessario comunque creare il fondo, perché ci sono degli interventi tipo la messa in sicurezza o il diciamo la parte sull'adeguamento sismico degli edifici è un problema anche molto attuale, visto il sisma, certo, che abbiamo avuto recentemente. Mi sembra che per questi aspetti sia necessario istituire proprio un fondo a cui i comuni possano attingere per aiutare e supportare questi gruppi di autorecupero. Esatto. Grazie mille, dottoressa Iorio. In effetti sono tutte considerazioni che noi abbiamo fatto quando abbiamo messo giù la proposta di legge. Io ora direi di passare alle slide che spiegano velocemente gli 8 articoli del disegno di legge, che cosa prevedono e che cosa si prefiggono. Mi pare che devo manovrare io qui. Ecco, dunque, l'articolo 1, diciamo quali sono le motivazioni. Vogliamo garantire il diritto all'alloggio a chi non può accedere al mercato degli immobili e a quello delle locazioni. Qual è l'altro obiettivo? È quello di bloccare il consumo di suolo. In Italia ormai abbiamo fatto tanto, si devono spostare i fondi dall'edilizia probabilmente in altri settori, oppure verso le politiche energetiche, verso le infrastrutture regionali e locali, ma basta costruire immobili, visto che dai dati che anche ci diceva Roberta abbiamo migliaia di immobili in disuso. Poi vogliamo migliorare le prestazioni energetiche, perché è chiaro che con la ristrutturazione e la concezione del riscaldamento e dell'energia va verso le nuove concezioni. Migliorare la sicurezza degli immobili, sappiamo che questa è una priorità, ci vogliono tanti soldi, quindi perché non metterli in questo fondo dove i cittadini partecipano alla ricostruzione, però si utilizzino dei materiali che sono all'avanguardia dal punto di vista energetico, e recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità. A noi sembra questo un aspetto sociale importante, perché ormai una vita individualistica fa sì che ognuno si faccia le sue cose, però quando tu non hai le energie e le risorse economiche da solo, magari mettendoti insieme ad altri si può risparmiare e tra l'altro creare anche quel clima di collaborazione con i colleghi. Ho sbagliato qualche cosa. Ecco qua. Allora, le definizioni. All'articolo 2 ci sono le definizioni che aiutano poi a leggere meglio il disegno di legge. Quindi si parla si classificano gli immobili abbandonati, i fabbricati incompiuti, l'alloggio sociale, i gruppi di autorecupero e il programma di autorecupero. Questi gruppi di autorecupero, come vi dicevo, sono costituiti da cittadini che sono residenti in Italia e che non hanno di proprietà alcun immobile. Quindi parliamo delle prime abitazioni. Questo per restringere un po' il campo, poi si può estendere anche alle seconde e terze abitazioni, però partiamo dal dare una risposta a chi ancora la casa non ce l'ha. Allora, il censimento degli immobili abbandonati. Abbiamo detto che uno degli obblighi
fondamentali e principali, diciamo iniziali, di questo progetto di legge è che dobbiamo avere il quadro chiaro di quali siano gli immobili abbandonati sul territorio. Noi abbiamo individuato nel comune l'ente preposto ad effettuare questo censimento. Alcuni comuni già lo hanno fatto, ma qua lo mettiamo come obbligo. Il comune ha 2 anni di tempo per fare il censimento degli immobili pubblici, con la distinzione di pubblici e privati. Del resto i nostri catasti già questi dati ce li hanno, quindi si tratta solo di metterli insieme e di renderli trasparenti. Questo cosa serve? Proprio mi dava lo spunto la dottoressa Iorio, che una volta che si sa che il comune o la regione o la ex provincia ha degli immobili di proprietà, gli sarà impossibile andare a prendere in affitto altri immobili lasciando sfitti quelli di sua proprietà. Però se questi dati non si conoscono, non c'è una vigilanza, si continuerà a fare questo e possibilmente nel peggiore dei casi si agevolerà quel proprietario privato che affitta immobili alle strutture pubbliche e nessuno lo sa. Quindi questa è una grande operazione di spending review che si fa solo mettendo i dati in maniera trasparente, online e accessibile a tutti. Poi il Comune deve individuare gli immobili da mettere a disposizione per l'autorecupero. Questo perché? Perché per esempio nelle città di piccole cittadine, per esempio io ho girato Modica, ho girato alcuni comuni montani, ci sono i centri storici che sono proprio abbandonati. Cioè nel tempo cosa è avvenuto? Negli anni 60 c'è stata quella forma di edilizia spregiudicata che ha fatto sì che le persone dal centro storico si spostassero in abitazioni nuove che tra l'altro sono anche più fragili, mattoni forati, costruite abbandonando magari delle case in pietra bellissime che costituiscono la nostra tradizione. E quindi noi troviamo dei comuni che al centro storico hanno questi ruderi. Ora dico dal punto di vista turistico, dal punto di vista della logica, perché non recuperare quegli immobili? Ora che abbiamo capito che la casa moderna non risponde meglio delle case dei nostri padri, che invece costruivano con un'intelligenza particolare le case. E allora il comune può individuare di iniziare a ricostruire tutta un'area, di modo che una volta che si eseguono i lavori e quindi che inizia questo processo, poi potrà cominciare a fare le infrastrutture, a mettere l'illuminazione, a creare dei servizi e riprendere in mano un po' la vivibilità di queste zone, che spesso sono proprio centrali. Allora, all'articolo 4 invece si emana, dopo aver fatto il censimento e aver individuato le aree su cui iniziare l'intervento, si aprono dei bandi dove si dice in quell'area ci sono un tot di immobili da ristrutturare, abbiamo deciso di dare avvio a questo programma e quindi tutti i cittadini che vogliono fare domanda possono accedere e creare gruppi, quindi mettersi d'accordo con altre persone e cominciare a dare l'avvio ai lavori. I comuni devono indicare il computo di massima delle opere da eseguire, perché è chiaro che si deve capire, no, se è una casa completamente diroccata oppure se è una casa dove ci vuole solamente l'intonaco o la facciata, quindi bisogna stabilire che tipo di intervento fare. Mettere pubblicamente quali sono i requisiti, come vi dicevo, magari si dà la priorità a chi non ha casa, a redditi bassi, ai giovani, oppure si danno delle certe indicazioni per i disabili. Non so, per esempio a Marina Leda noi vedevamo che chiaramente nell'autorecupero quelli che hanno un genitore con la sedia a rotelle non lo andavano a mettere al terzo piano, lo mettevano a piano terra. Quindi sono delle accortezze che ogni comune poi può fare nel suo regolamento.
e poi segnare le procedure di assegnazione degli immobili e i criteri di assegnazione degli immobili. Quindi poi lì nel particolare non siamo entrati, perché questo disegno di legge nostro è una, diciamo, quasi una legge quadro, ecco, che dà le linee principali e poi ogni comune in base al suo territorio potrà intervenire. Come diceva lei, a Roma ci sarà una certa problematica, in un comune montano ce ne sarà un'altra, quindi poi il sindaco con la sua giunta, con i collaboratori, vedranno di fare dei regolamenti. Poi al comma 2 dell'articolo 4 i gruppi di cittadini si propongono, quindi dicono: abbiamo costituito questo gruppo, siamo 5 persone, quindi abbiamo bisogno di 5 immobili, e quindi si individuano questi, dicono se ci sono dei costi o dei mezzi di finanziamento che siano oltre a quelli messi a disposizione dal fondo di autorecupero. E quali sono secondo loro i tempi che necessari per finire il lavoro. Quindi i cittadini fanno delle proposte, insomma inizia la procedura negoziale. Si nomina un direttore dei lavori. È chiaro che tutte le norme vigenti italiane vanno rispettate, quindi sia a partire dalla sicurezza al direttore dei lavori, si deve individuare il responsabile. La cosa importante è che il comune, quindi l'ufficio tecnico del comune, che da oggi comincerà a lavorare come si deve, dovrà vigilare sull'esecuzione dei lavori, quindi questi esperti devono andare in cantiere a controllare, a interfacciarsi, a vedere se tutto viene fatto in regola, ma questo non alla fine o se ha l'amico dell'amico, man mano che si eseguono i lavori, perché parliamo di cittadini comuni, quindi la vigilanza comunque è indispensabile anche se si parla di imprese specializzate. Quindi è il comune che è responsabile del buon andamento dei lavori. Dunque, all'articolo 4,2, questo l'abbiamo visto, io sto andando indietro invece di andare avanti, gli interventi strutturali di messa in sicurezza statica e riduzione della vulnerabilità sismica sono a carico del comune, quindi noi dobbiamo dare un aiuto a questi cittadini per fare le opere più importanti, e diciamo che è una questione di volontà politica, secondo me, ma anche una cosa: oggi noi abbiamo gli uffici tecnici che sarebbero i primi a dover essere ispezionati, che hanno pratiche, pile di pratiche che oggi si perdono, domani si ritrovano, sono fermi sui tavoli e non fanno il loro lavoro. Invece l'ufficio tecnico deve diventare un ufficio tecnico e il comune deve dotarsi dei mezzi per fare gli interventi più importanti. E il fondo di autorecupero cosa finanzia? Finanzia i costi di progettazione, i costi per le procedure di gara e di affidamento dei lavori, i materiali e le certificazioni. Ora, che cosa succede? In genere il cittadino singolo che deve ristrutturare casa si introduce nei meandri della burocrazia italiana, per cui è possibile che uno, da quando abbia avuto l'idea di fare un progetto, una ristrutturazione, poi si perde e passano anni e anni prima che possa avere tutti i permessi, tutte le cose, praticamente si deve mettere in aspettativa da lavoro per sbrigare le pratiche. Invece in questo caso noi vorremmo che il comune aiutasse il cittadino a svolgere tutte le pratiche burocratiche in maniera collaborativa, ecco, non in maniera ostativa. Questo è importante, perché l'abbiamo detto tante volte, a ognuno di noi sarà capitato di dover fare dei lavori o chiedere dei permessi. A volte si trova nel comune proprio una barriera che quasi quasi ti fa passare anche l'intenzione di fare qualche cosa, dice: vado all'estero che forse faccio prima. Dunque, il Ministero delle Infrastrutture stabilisce le modalità e le condizioni di utilizzo dei materiali che garantiscono la riduzione dell'impatto energetico e ambientale dei manufatti, anche per lo smaltimento a fine vita dei materiali. Noi cosa abbiamo visto in Spagna?
In Spagna non c'è, hanno bypassato assolutamente la presenza delle banche. I materiali vengono acquistati dallo Stato, si scelgono 2-3 soluzioni di materiali di buona qualità, si scelgono dei materiali a risparmio energetico e si dà anche la possibilità, allora in quel caso erano nuove costruzioni, quindi magari l'amianto non si usa, però da noi ci sarà anche la questione dello smaltimento dei tetti in amianto, delle vasche. Questo è un carico che si prende lo Stato, di aiutare i cittadini a smaltire quello che si deve smaltire adesso e utilizzare materiali all'avanguardia che diciamo permettono di costruire in maniera ecocompatibile. Poi, dunque, anche questo l'abbiamo detto? Sì. Dunque, che cosa abbiamo pensato noi per iniziare? Abbiamo pensato di istituire questo fondo per l'autorecupero degli immobili abbandonati o incompiuti, pubblici e privati, dotandolo di 400 milioni di euro l'anno. E questo, chiaramente questo fondo è accessibile a tutti i comuni che ne facciano richiesta. Non so se Roberta deve scappare in aula per votare. Sì, scusate se interrompo mentre ancora sta andando avanti, però io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e insomma vi lascio in ottime mani per le ulteriori spiegazioni. Grazie. Allora, spetta, come vi dicevo, al Comune e all'Agenzia del Demanio monitorare gli interventi di autorecupero, quindi questo è un passaggio fondamentale, diciamo che dovrebbe già essere così, quando si chiede un permesso di ristrutturazione, inizio lavori, durante i lavori il Comune dovrebbe vigilare, ma in genere vigila solo con chi è antipatico, però per gli amici chiude spesso l'occhio. Invece questo è un obbligo proprio inserito nella proposta di legge. Per quanto riguarda le coperture, noi abbiamo individuato il prelievo di questo fondo da due elementi. Il primo è quello che aumenta l'aliquota addizionale dei redditi delle banche da 3,5% a 4,5%. Le banche oggi sono tenute a pagare un'imposta sui redditi del 27,5% più un addizionale del 3,5%, quindi si aumenterebbe solo di un punto quella che è la tassazione sui redditi delle banche. Un altro intervento invece è stato previsto sulla riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle assicurazioni. Quindi mentre oggi sugli interessi passivi le assicurazioni possono dedurre fino al 96%, con questo disegno di legge noi questa deduzione la abbassiamo leggermente e la passiamo al 93%. Non ci sembrano interventi così invasivi, come sapete negli ultimi anni abbiamo dato iniezioni di liquidità alle banche e alle assicurazioni senza fine, quindi ci è sembrato la copertura più utile e meno dannosa per i cittadini ultimi e anche diciamo non tanto abbastanza indolore anche per banche e assicurazioni. Ora passerei la parola un attimo agli attivisti che hanno fatto tanta strada e sono venuti qui. Io chiamerei l'ingegnere Andrea Sansone e poi anche Elena Pagana. Non so chi di voi due vuole dire due parole. Elena magari ci dirà qual è la proposta che ha fatto inserendola sull'ex e che noi abbiamo recepito. Salve, mi chiamo Elena Pagana, non sono ingegnere, non sono architetto, sono una semplice cittadina. Mi è piaciuto dare il mio suggerimento a questa proposta per diversi motivi. Il mio suggerimento in estrema sintesi è stato quello di incentivare gli artigiani ad intervenire sul loro luogo di appartenenza, perché comunque laddove vi sono immobili abbandonati vi è un'area degradata e a soffrire spesso in silenzio sono gli artigiani stessi. Un altro motivo per cui mi è piaciuto contribuire è stato
stato il fatto che io vivo a Troina, un paese nella provincia di Enna che conta 9.000 abitanti e dove sul centro storico c'è veramente tanto da fare. Ritengo questa proposta di legge veramente utile, è per questo che ringrazio Ornella e chi ha collaborato con lei. Un ringraziamento io lo vorrei fare anche al Movimento 5 Stelle e in particolare alla piattaforma, a Russo e all'Ex, perché comunque secondo me il problema principale dell'iter legislativo non è tanto la durata della formazione di una legge, che poi dipende più che altro dalla coscienza del legislatore, ma il fatto che le leggi spesso sono distanti dai cittadini e quindi le leggi guardano i numeri, guardano appalti, guardano criteri, ma tengono da parte i cittadini, come me, che invece hanno potuto apportare in questo caso un piccolo contributo ad una proposta di legge veramente straordinaria. Grazie. Grazie. Andrea Sansone. Salve a tutti. Prima di iniziare il mio intervento sento il dovere di ringraziare Ornella Bertolotta, il gruppo di lavoro e il dottor Adriano Spadaro che mi hanno permesso di collaborare alla realizzazione del DDL. E dall'analisi del DDL sull'autorecupero noi siamo partiti nel voler fornire una casa a chi ne aveva più bisogno, garantendogli la dignità per poter vivere tranquillamente e la serenità nella propria famiglia. E abbiamo analizzato tutti i processi di autocostruzione che in Italia sono partiti nel 1974, cioè significa 40 anni di autocostruzione. Ma mai sono stati normati, infatti come diceva anche la Lombardi, c'è qualche norma che riguarda qualche norma regionale. Poi il legislatore nazionale si è dimenticato di questo processo, forse perché è uno dei processi etici e antispeculativi. Normalmente il costruttore in queste situazioni non ci guadagna niente, anzi perde, perché molte persone che hanno un reddito basso trovano rifugio in questi sistemi per avere una casa comoda a un prezzo molto basso. Un altro sistema, un'altra esperienza analizzata è quella che ha detto la senatrice, che è quella di Marina Leda, esperienza spagnola, che è sempre di autocostruzione. Allora, cosa abbiamo fatto? Partendo dall'autocostruzione noi abbiamo ribaltato il principio sull'autorecupero. Noi viviamo i centri storici in una condizione di abbandono. Questo nasce vuoi perché alcune zone sono economicamente poco interessanti, poco appetibili, vuoi perché i costi di recupero alcune volte sono molto più elevati perché parliamo di edifici esistenti. Su questo abbiamo analizzato il patrimonio esistente e soprattutto ci siamo dedicati al recupero strutturale, tant'è vero che nella legge, nell'articolo 5 al comma 2, noi incarichiamo il comune di provvedere prima alla vulnerabilità, significa verificare in tutta quella zona quali sono gli edifici realmente pericolanti o pericolosi, perché non è detto che un edificio sia buono, però non sia pericoloso in termini sismici. E poi incaricare sempre il comune tramite l'utilizzo di ditte specializzate a fare quegli interventi di miglioramento o adeguamento sismico. Questo perché prevedono delle tecniche specializzate, soprattutto nei centri storici noi parliamo di aggregati edilizi, troviamo la connessione tra un immobile e un altro e quindi troviamo delle complessità particolari rispetto ad edifici nuovi. Per fare un esempio, questo è stato un problema sull'Aquila, sul centro storico dell'Aquila, a far partire tutti quei cantieri che dovevano prevedere il recupero, perché molte volte negli aggregati i proprietari non riuscivano a mettersi d'accordo per chi doveva nominare il tecnico, per quale impresa utilizzare e quindi ritardando i lavori. In questo modo noi incarichiamo il comune che fa tutte le fasi preliminari, ma soprattutto anche nel caso in cui ci sia un edificio che potrebbe avere un pericolo di crollo, garantisce l'incolumità pubblica al gruppo di autorecupero, perché prima facciamo la messa in sicurezza strutturale, poi entra il gruppo di autorecupero ad effettuare tutte le altre lavorazioni. Questo è stato un po' gli input per questa legge. E in questo modo noi cosa abbiamo fatto? E in questo modo noi utilizziamo tutti quegli immobili, diciamo, economicamente poco interessanti, li dotiamo al gruppo di autorecupero che pensa a recuperarli in termini funzionali e creiamo nello stesso tempo, da un lato salvaguardiamo quella parte del centro storico in termini di sicurezza perché sarà recuperata sismicamente, dopodiché entrerà il gruppo che andrà a completare tutta questa zona e quindi ci sarà un'aggregazione sociale nella fase di realizzazione, per poi concludersi con l'assegnazione degli alloggi
in un quartiere ormai diventato sicuro e soprattutto tornerà a vivere, in quanto già la socializzazione si è creata a monte durante la fase della realizzazione, e vedremo rivivere i centri storici, cosa che in passato non succedeva, perché per coprire l'emergenza abitativa il legislatore cosa faceva? Finanziava le società, finanziava con fondi pubblici l'acquisto di alloggi, il caso particolare delle case popolari, e non dimentichiamo che ogni comune molte volte acquista degli alloggi per utilizzarli, per darli tramite i servizi sociali alle famiglie bisognose, o alcune volte fa dei contratti affitto per dare questi alloggi sempre alle famiglie bisognose. In questo modo noi chiediamo soltanto a queste famiglie la manodopera che incide nel recupero di questi immobili, in compenso gli diamo la tranquillità e gli andremo a dare un alloggio completamente finito. Grazie. Grazie. Salve, io sono Stefano Del Pava, sono un neolaureato in ingegneria e collaboro in uno studio di progettazione da quasi 4 anni. E ci occupiamo anche del recupero di immobili. Ho dato una guardata al disegno di legge proprio perché ero direttamente interessata a queste cose. E dal mio punto di vista credo che una legge simile dia anche una scossa all'edilizia che al momento è ferma, e anche crei del lavoro tramite l'edilizia che al momento non c'è, ma non c'è non perché non si abbia bisogno, ma perché manca la liquidità in Italia. Con una legge simile sicuramente si avrebbe la soluzione a tutte queste problematiche e potrebbe essere un buon modo per sbloccare l'edilizia. Grazie. Sì, arriviamo dopo di lui, credo diamo spazio alle domande. Mi chiamo Rosario Terrullo, sono un geografo esperto in progettazioni ferroviarie e costi degli immobili e delle infrastrutture. Sono da 4 anni militante del Movimento 5 Stelle, ho collaborato anche con il senatore Cioffi per quanto riguarda il possibile Napoli-Bari, e mi ha colpito questa possibilità, questa legge, perché io ho proposto che all'interno di questa legge tutti gli immobili pubblici avessero funzione pubblica. Dico questo perché, nonostante lo Stato abbia 1,5 milioni di immobili tra piccoli e grandi, noi abbiamo un costo di fitti passivi che si aggira intorno ai 12 miliardi all'anno. Credo che questo sia uno dei settori della vita pubblica italiana dove si può fare veramente una revisione della spesa ottima, basta lavorarci, e credo che su questo il Movimento 5 Stelle lavorerà molto bene. Pensate che questo è uno dei settori della vita pubblica italiana, immaginate che grande revisione della spesa, se si volesse fare, si potrebbe fare. Grazie. Bene, io avrei finito, però siamo a disposizione per domande. Sì, ora la faccio intervenire. C'era la signora che mi si sbraccia da un bel po'. Sì. Scusatemi, ma i tempi sono questi. No, avrei voluto fare questa domanda all'assessore Berdini, la pongo lo stesso e vediamo dove porta. A Roma, per quanto riguarda l'autorecupero, se ne è parlato molto per quanto riguarda le occupazioni abitative. Già c'è la legge regionale, ci sono già anche dei fondi, però è tutto fermo in realtà. Volevo capire se si è fermato perché sono occupazioni illegali, quindi non si prosegue su questa strada, se invece si proseguirà, diciamo, a che punto è un discorso che era iniziato negli anni scorsi e che però a questo punto sembra un po', diciamo, in sospeso, non so bene a che punto sia. Sì, io in parte posso rispondere, forse non so se vuole rispondere anche Agnese Catini, che è la Presidente di Politiche Sociali, perché a Roma sicuramente questo è un problema che esiste sugli spazi occupati, è un problema di cui il Movimento 5 Stelle di Roma si è occupato e vorrà continuare ad occuparsi. Sappiamo bene che a volte in questi spazi ci sono delle situazioni, diciamo, non proprio, diciamo, rispondenti alle norme sulla sicurezza e quant'altro. Quindi noi la nostra prima necessità è quella di ristabilire l'ordine e la sicurezza degli spazi, qualunque essi siano,
perché ci sentiamo responsabili dei cittadini, quindi questo è il nostro primo obiettivo. E, per quanto riguarda la regolamentazione di questi spazi ci si sta lavorando, è in piedi un tavolo che riguarda proprio la delibera 140, che è una delibera che noi abbiamo ereditato e sulla quale stiamo continuando a lavorare per capire quali possano essere i criteri proprio di attribuzione di questi spazi alle varie associazioni che vi svolgono sicuramente delle attività in alcuni casi molto utili per la società. Però l'intenzione del movimento è proprio quello di far ritornare tutte queste associazioni in un ambito, chiamiamolo, di legalità, sia dal punto di vista della normativa, della sicurezza degli edifici, ma anche per quanto riguarda l'assegnazione di questi spazi, possibilmente attraverso dei bandi, degli avvisi pubblici, per poter dare a tutti l'opportunità di accedervi. Quindi sicuramente nessuno vuole negare l'importanza, la necessità del lavoro svolto in alcune di queste situazioni, anche a livello sociale, nei quartieri in cui insistono, ma è altrettanto vero che dobbiamo prendere coscienza del fatto che, essendo spazi pubblici, è necessario ristabilire in questi spazi l'ordine, la sicurezza e la legalità. Ah no, io avevo capito gli spazi sociali occupati. Non so se Agnese vuole intervenire, perché io a livello urbanistico mi occupo fino a un certo punto di occupazioni, di sgomberi e di sfratti. Diciamo che sicuramente, come accennavo nell'intervento che ho fatto prima, la situazione delle politiche abitative nel Comune di Roma è una situazione molto molto critica. Noi abbiamo avuto incontri con gli uffici, con i dipartimenti, che ci hanno prospettato veramente una situazione drammatica e difficile da gestire, e quindi si stanno studiando possibilità, diciamo, per varie possibilità per poter risolvere questa situazione. Cioè, non possiamo, anche nel caso delle occupazioni abitative, permettere che ci siano degli spazi in cui non c'è un controllo da parte dell'amministrazione. Sì. Non so, qual era l'ordine? Era il signore, lei, scusa. È la presidente della commissione sociali che si occupa. Prego, anche sì, di allora risponde anche lei, magari. E forse sicuramente sa. Noi stiamo facendo un ragionamento anche di concerto con i dati che ci forniscono gli uffici, perché questa situazione che noi abbiamo trovato è una situazione di enorme confusione ed illegalità. Nel senso che noi non sappiamo chissà dove e a quale titolo, e parliamo anche delle unità abitative. Quindi, non avendo il polso su questo, innanzitutto è difficile, penso anche impossibile, passare da uno stato di completa illegalità a uno stato di completa legalità, perché ci vogliono dei passi intermedi, perché a volte non sono state scelte volute, ma sono state scelte forzate. Quindi capire anche se c'è stato dolo o se c'è stata veramente necessità nell'operare certe scelte personali. E poi occorre anche fare un censimento. Quando noi parliamo del censimento degli immobili, intendiamo dire anche un diciamo, da un lato c'è, ma non è la fotografia esatta, ed è una cosa molto mutevole, anche perché abbiamo molti palazzi che sono occupati, e molti di questi palazzi non sono neanche pubblici ma sono privati, e noi abbiamo un'assenza di case da poter assegnare, e quindi per poter far scorrere la lista dei bandi, e la nuova normativa regionale in questo non ci aiuta, anzi ci mette un carico sopra, e quindi ci troviamo in enorme difficoltà.
su tutte queste situazioni. Quindi quello che noi possiamo fare per iniziare intanto cercare di trovare le risorse sia in termini di personale che in termini anche economiche per poter fare un corretto censimento del nostro patrimonio e in questo caso, nel caso prospettato dalla legge che si sta presentando oggi, al disegno di legge che si sta presentando oggi, anche degli immobili che sono abbandonati, perché sono un bene prezioso e sono un bene che sicuramente va restituito alla comunità, che poi vada restituito in termini di sociale o in termini abitativi oppure in termini culturali, questo poi andrà definito, ma in ogni caso lasciarli così è un enorme spreco che noi a Roma non ci possiamo più permettere. Sì. Volevo aggiungere solo due parole sull'intervento della dottoressa. Questa situazione di incertezza e di poca chiarezza dei dati, diciamo che è stata una situazione voluta. E quello che noi vogliamo fare, come sempre, è di prendere in mano una situazione così, i dati ci sono, spesso le istituzioni dicono non dialogano, le banche dati, dobbiamo istituire il portale, eccetera. Ebbene, questa situazione ha fatto in modo che oggi come oggi a plurimilionari venissero assegnate degli appartamenti a 12 euro al mese. Come sapete, se lo scandalo viene fuori, poi gli italiani si dimenticano e tutto torna come prima. Quello che noi vogliamo fare è proprio dare una priorità al censimento che fa in modo da far emergere tutti questi casi. Tra l'altro mi ero dimenticata di dirvi che per questa operazione abbiamo proposto di stanziare 3 milioni presi dal FISPE che servono proprio, sono stati quantificati anche da altri colleghi in altre legislature, sono i soldi necessari per fare questi censimenti. Una volta individuati gli immobili e come diceva lei aggiungendo anche la questione degli occupanti degli immobili, il tutto poi potrà prendere un avvio e si tratterà solo annualmente di aggiornare i dati. Questo mi è sembrato interessante come spunto. Salve, buonasera e grazie per la domanda. Io in realtà volevo fare la domanda che ha fatto la ragazza prima appunto sugli occupati, ma non solo, perché a Roma solo nel patrimonio Ader ci sono oltre più di 6.000 nuclei familiari che occupano abusivamente gli alloggi, senza considerare poi quelli che non hanno titolo. Insomma, non si corre il rischio con questo disegno di legge di non riuscire a identificare chi ha il titolo per rimanere? Perché mi spiego, un nucleo familiare che non ha titolo per rimanere potrebbe dare una ripassata al proprio bagno, per esempio, e automaticamente acquistare il titolo a rimanere per i 18 anni. Non si corre questo rischio. E poi per quanto riguarda i privati, come fate? Confischerete le proprietà abbandonate? Forse non sono stata molto chiara all'inizio. I proprietari che, allora, il comune una volta che ha fatto il censimento manda una comunicazione ai proprietari di immobili privati e gli chiede: vuoi ristrutturare l'immobile? Ti do 2 anni di tempo. Questa casa risulta abbandonata da 15 anni. Noi stiamo mettendo in sicurezza e stiamo recuperando quest'area, quindi tu hai la possibilità di metterlo in regola. Ci sono dei proprietari o eredi, quindi insieme di proprietari, che avranno le risorse economiche e il desiderio di recuperare quell'immobile e lo faranno, avranno tutto il tempo necessario per farlo. Nel caso in cui non avvenga questa ristrutturazione, quindi questo recupero dell'immobile, il comune chiede di metterlo a disposizione dei gruppi di autorecupero, che in questo modo faranno il lavoro e dopo 18 anni rilasceranno l'immobile ristrutturato al proprietario. Poi, se il proprietario alla fine, allo scadere, alla riconsegna dell'immobile, deciderà di venderlo, intanto ha aumentato il valore economico, no? Perché poi gli immobili verranno venduti a prezzo di mercato. E dovrà solo dare il diritto di prelazione a coloro che ci hanno abitato per 18 anni. Nel caso in cui lui non voglia vendere, l'immobile resta di sua proprietà e i comodatari
provvederanno in altro modo, possibilmente in questi 18 anni avranno trovato un lavoro, avranno deciso di acquistare casa, avranno le risorse e cominceranno ad impostare a cercare un'altra casa. Però in questo caso non c'è la confisca e non c'è l'obbligo da parte di nessuno, però tu non puoi neanche lasciare una casa pericolante al centro storico che mette a rischio la sicurezza dei cittadini senza utilizzarla, ecco questo. Sì, quello già esiste, la legge che impone al proprietario di casa pericolante di metterla in sicurezza. Che il comune dà il tempo, dà un tempo limitato, che saranno 1 o 2 anni, poi ogni comune farà il suo regolamento, e quindi il proprietario non può permettersi di lasciare un immobile diroccato e abbandonato al centro della città o in periferia, o una zona per esempio turisticamente di alto valore. Questa è la differenza. È il fatto di intanto fare il censimento, rendere tutti i dati trasparenti e dare la possibilità al comune di seguire, di dare un decoro urbano a quello che è il suo territorio. E per quanto riguarda il rischio di legittimare? Ma guardi, legittimare per fare la domanda di autorecupero c'è una specie di contratto di scrittura privata, no? Che si negozia. Intanto per fare parte del gruppo bisogna non avere una casa di proprietà e poi bisogna lavorare. Ora non è che la legge non permetterà a chi fa parte del gruppo di autorecupero di firmare il contratto e poi se ne va a Honolulu a svolgere un'altra attività, quindi o tu lavori oppure automaticamente viene estromesso dal gruppo. Questa è la razza, quindi non sarà possibile fare le solite furberie all'italiana, anche perché l'ufficio tecnico del comune è messo lì per seguire anche i lavori, lo svolgimento. In Spagna erano rigorosissimi, per esempio, a prendere le presenze giornaliere, le ore giornaliere di lavoro, perché è chiaro che bisogna effettuarle il recupero, poi si stabilisce un tempo congruo, quindi se il tecnico stabilisce che ci vogliono 2 anni di lavoro a tempo pieno per ristrutturare un immobile diroccato, entro quel termine si deve avvenire, se no la consegna dell'immobile non avverrà mai o si passerà a disposizione di chi invece lavora. Buonasera. Senta, per capire bene proprio il gruppo del fondo recupero, quindi ci sono delle persone che hanno bisogno di abitazioni perché non hanno le possibilità economiche per poterlo fare, si farà una lista, penso, di queste persone e poi chi è che li mette in comunicazione tra di loro per fare il fondo di recupero? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: una volta che sono stati fatti i gruppi, ma visto che potrebbero essere cittadini normali, ma quali condizioni hanno per poter ristrutturare l'interno della casa? Guardi, è una domanda che mi sono posta anche io quando sono andata in Spagna e l'ho chiesta sia all'ufficio tecnico che al direttore dei lavori. Lui mi diceva che in una ristrutturazione poi gli urbanisti magari sapranno essere più precisi, però loro dicevano che in genere in una ristrutturazione l'80% dei lavori è fatto di manovalanza, quindi di lavori che può svolgere chiunque. Il 20% deve essere svolta da tecnici specializzati, quale per esempio il passaggio dei tubi, gli impianti, ma quello è solo, tra l'altro il capo cantiere ha le competenze per dirigere la squadra, quindi i cittadini in genere tra l'altro dicono che naturalmente in un gruppo di 5, di 6 c'è sempre quello che sa fare una cosa o l'altra, ora pian piano nei giovani si sta perdendo questa conoscenza, però normalmente loro hanno detto che in 30 anni hanno visto che i gruppi che si costituiscono trovano le competenze e nel caso in cui si debba per esempio passare l'impianto elettrico perché dovrà essere a norma, dovrà essere certificato, solo per quel lavoro più delicato si pagherà l'impresa specializzata che rilascerà sempre con i fondi col fondo, sì, quindi è la manodopera che si viene a risparmiare. Certo, ci sono gli esperti di cui ci si avvale poi quando c'è bisogno, solo in alcune casi. Ora noi dovremmo chiudere perché qua ci stanno lasciando la...
c'era il signore che voleva intervenire, io lascerei la parola perché è da tempo. Sì, dagli il micro. Ah. Sì, ora anche noi abbiamo aula. Comunque fra una settimana, 10 giorni, trovate il testo di legge completo sul sito del Senato. Noi abbiamo fatto una copia delle slide che abbiamo mandato, io ho letto un po' velocemente, però se volete prenderla, non so se ce ne sono ancora in distribuzione, giusto per avere l'idea del... Il disegno di legge l'abbiamo presentato oggi, ma ha tutto un iter per cui deve passare dall'ufficio di drafting che poi ci restituisce la copia vidimata, quindi una settimana, 10 giorni lo trovate pubblicato. Beati gli ultimi perché saranno i primi, diceva Gesù Cristo. Io intervengo in materia urbanistica perché ho sentito solo interventi in materia edilizia. Qui si parla di una nazione, quindi Roma è il centro storico di Roma. Roma qui, Roma lì. Io vi faccio delle riflessioni. La prima è che le zone A del 2 aprile 68 sono sature, non abbiamo gli standard a Roma, quindi recuperare già comporta, poi c'è la viabilità, ci sono... quindi parlare sempre di questo recupero, che poi è molto complicato recuperare all'interno una cameretta all'interno di un palazzo, poi sono piccoli interventi che vanno a favore di molte persone, moltissime persone che ne hanno bisogno. Quindi c'è Catanzaro, c'è Frascati, c'è Colonna, insomma non c'è Roma solo. Qui si parla di legge, non si parla di legge regionale o legge comunale, si parla di legge. Quindi dobbiamo guardare molti aspetti, che non sono solo quelli tecnici. Io ho pensato di portare il mio contributo dando dei dettagli, ma non finalizzato ai dettagli, per superare i famosi regolamenti che poi fanno slittare la legge. Voi non so se conoscete le difficoltà comunali, il sindaco si interessa, quell'altro si interessa, però non c'ha l'assessore, l'altro, cioè ci sono una serie di infinite di problemi. Allora io mi faccio fare queste riflessioni. Sono piccoli interventi di persone che hanno bisogno, giustamente, e molte persone addirittura si propongono per dare il loro bene. Non c'è il problema del sequestro, io ti tolgo l'immobile. Molte persone dicono ce l'ho fermo da 50 anni, altri 18 non mi cambia la vita. Magari fra 18 anni lo riprendo ristrutturato. E quindi io ho 10 nomi di persone, mi metti in lista che io do il mio appartamento. Quindi questa è la validità della senatrice che ha colto nel segno. Anzi, è la prima volta che almeno c'è un inizio, io non so cosa hanno recepito di me. Però almeno è un inizio. Allora io ho approfittato, quindi io, come vedete ho già finito, di dirvi due cose. La prima sono due doni che io faccio in questa. La prima sono delle linee guida che io do alla senatrice, dove io ho pensato, in analogia a quanto disciplinato al disegno di legge, di fare anche l'autorecupero non solo degli immobili ma anche di terreni incolti, e sui quali poi insistono degli immobili che magari non stanno al centro storico, logicamente sono nelle zone E del 2 aprile 68. Magari recuperiamo pure quelli, no? Magari stanno fermi lì. E poi un'altra cosa, se si interviene in maniera strutturale, quindi antisismica, comincia a diventare un problema grosso. Valutare quindi la proporzione dell'intervento rispetto al beneficio ottenuto. Non si può buttare, almeno, scusate, ma un paio di pantaloni, diciamo noi urbanisti, conviene più rifarlo nuovo che non scucirlo e poi ricucirlo. Cioè conviene forse buttarlo giù e poi rifarlo, e quindi non si fa ad insistere su un territorio. Questo è il primo dono che do alla dottoressa. Il secondo, se mi dai... Io ho due CD, non avevo altro modo. Uno lo do all'assessore e quindi a lei. Consigliere. No. Quindi informo... L'assessore tu invece. Lo porterò all'assessore. E l'altro lo lascio alla senatrice. Ci sono due file di dietro. Quindi magari do delle informazioni. Allora, in pratica c'è una legge regionale che è uscita adesso, che è la 12, e quindi adesso parlo del Lazio, che è di agosto. Questa legge, stranamente, io coinvolge 72 leggi regionali, non è semplice quindi entrarci, e si introduce indirettamente in altre 40. Rientrano nei condoni edilizi, nuove formalità, ambiente, l'ira di Dio. Allora, per semplificare, noi abbiamo pensato di fare una cosa, la presenteremo la prossima settimana al congresso di Fiuggi, dove cerchiamo di formare un'associazione di professionisti del Lazio. In quel file ci sono due file, uno è la legge e
ogni richiamo di legge, perché gli atti sono indiretti, ci cliccate sopra e vi si apre la legge aggiornata. L'altra, per semplificare, abbiamo messo tutte e 72 le leggi o normative, perché sono anche, interviene anche nel DPR 380, cioè il testo unico per l'edilizia. Abbiamo pensato di metterli in ordine, anche lì se ci cliccate sopra vi si apre la legge. Molto semplice, però intanto una normativa così complessa per darla accessibile un po' a tutti. Non ci ha pensato ancora nessuno e i professionisti stanno nel pallone perché quell'articolo riguarda l'altro, adesso il piano casa viene anche quello coinvolto e quindi io oltre a questo bene, mi sembra che sono stato molto breve. E mi dà lo spunto anche per dirvi che in effetti qualcuno ci aveva suggerito di estendere il disegno di legge anche ai capannoni industriali, grazie mille, e ai terreni. Abbiamo pensato di evitare di complicare questa legge e quindi di fare una legge distinta per il recupero degli immobili residenziali e quelli poi industriali e dell'agricoltura. È chiaro che non ci sono limitazioni in questa legge, quindi come diceva il signore, se si devono recuperare dei casali o delle case agricole lo si può fare, è sufficiente che il sindaco del comune inserisca quella zona in area di recupero, quindi non è assolutamente vietato oppure limitato. Io vi ringrazio molto e siamo a disposizione sempre per i vostri contributi. Come vedete abbiamo ingegneri, abbiamo architetti, abbiamo gente competente e anche persone facili, perché la saggezza del cittadino comune secondo me in alcuni casi supera anche quella della competenza acquisita dai libri. Grazie ancora.